qualcosa che sembra non centrare molto. Da Santo Stefano Ticino, città metropolitana di Milano, un'iniziativa per chiedere il cessate il fuoco in Palestina, in Terra Santa, e ovviamente anche di tutte le guerre, le 40 guerre in corso nel mondo. Adesso sta parlando Antonio Algiati del Comitato Pace del Magentino. Forse vale la pena di farsi qualche domanda su come va il mondo oggi, così come sull'industria bellica, che oltre a depredare materie prime della terra, a sfruttare le persone, fa guadagnare enormi ricchezze alle solite multinazionali, spingendo sempre di più i governi a stanziare soldi per armamenti, e quindi gli stessi governanti a ignorare che esistono anche altre opzioni oltre alla guerra, che sono per esempio cooperazione, diritti, dignità, giustizia, anche perché è dimostrato che le opzioni militari sono sempre un fallimento. Forse l'unica personalità o una delle poche che si esprime contro la guerra e le armi è Papa Francesco. Non arrendiamo all'escalation, non assecondiamo la spirale della morte. Finisco con una frase che probabilmente conoscete. La guerra ubriaca gli stolti, entusiasma gli ignoranti, ingrassa i potenti e massacra gli innocenti. Salam, shalom, pace, grazie. Grazie, Comitato Pace. Se c'è qualcun altro che vuole dire qualcosa, Laura? È CGP. Ora, ci sono tante cose che non vanno neppure discusse. Vogliamo dirle? È insopportabile che ci siano bambini in ostaggio. È insopportabile che ci siano nonni, donne, nelle mani di gente efferata. È insopportabile che ci siano ragazzi giovani a vivere una tragedia del genere. È insopportabile l'idea che le loro famiglie siano disperate. È insopportabile l'idea che tutto questo stia avvenendo in questo momento, mentre noi ci corichiamo nei nostri letti caldi, baciamo i nostri figli dopo una storia della buonanotte. È insopportabile fino a stare male, molto male. Ci importa che siano israeliani o palestinesi? Ci importa che le donne siano comunque tutte soldatesse? I loro nonni lo siano stati e i loro neonati lo saranno? No, proprio non ci importa. Ci è insopportabile l'idea che un essere umano possa soffrire e ci è ancora più insopportabile l'idea che la sofferenza gli sia causata per mano di un altro essere umano. Gli esseri umani desiderano le stesse cose: vivere in pace, in serenità e con dignità, potendo contare sul riconoscimento dei loro diritti. La libertà e la pace non sono condizioni possibili a scapito di altri. Solo se saremo in grado di promuovere la giustizia da una parte e dall'altra, solo se saremo i figli degli uni e degli altri, solo se ci ricorderemo che siamo esseri umani di qui e di lì e che un figlio morto, un figlio rapito, un figlio imprigionato, un figlio soldato reclutato da configurazioni paramilitari, un figlio spaventato, un figlio privato della serenità di cui i ragazzi hanno bisogno per crescere, sono privazioni e tragedie inenarrabili, a prescindere dal credo e dall'etnia a cui apparteniamo, solo allora potremo essere in pace con noi stessi. Mondo, questa è una preghiera che dobbiamo fare tutti insieme. Basta ai diritti negati, basta alle prevaricazioni, basta alle armi, basta ai ragazzini e alle ragazzine soldato. Basta alle uccisioni, alle rappresaglie, ai diritti umani negati. Basta ai doppi standard. Basta alle ipocrisie.
Diamo a questi giovani un mondo diverso. Un bambino palestinese e uno israeliano messi in un campo da calcio con un pallone e una rete, senza che gli adulti vengano a suggerire loro di prendere un'arma in mano, si metteranno a correre e a giocare. Se non ci fossero state barriere tra Gaza e il deserto, se gli israeliani non si fossero chiamati israeliani e i palestinesi palestinesi, da Gaza i ragazzi sarebbero andati a rave a ballare. È molto, molto più bello che sparare. Per togliere nutrimento alla bestia c'è un modo soltanto. Ricordarci e ricordare agli uomini che sono tutti uguali. Promuoverlo per davvero, ma per davvero. Sconfiggere con coraggio e determinazione ogni sopruso di una popolazione su un'altra. In coscienza, lo abbiamo fatto. Grazie. Direi che con questa chiusura della CCCP che ci ha indotto una riflessione, mi vengono in mente anche le frasi di una canzone di De André quando diceva siamo tutti coinvolti, anche se ci troviamo solo. Però ecco, è importante anche essere stati qua oggi e testimoniare questa volontà di pace per dimostrare anche alle generazioni che stanno crescendo qui con noi che non tutti fanno parte di quella cerchia che usano la pace e che fomenta le guerre, che c'è una grande richiesta da parte della popolazione affinché si trovino le soluzioni. E la diplomazia dovrebbe prendere la parola e dovrebbe essere capace di essere incisiva a dispetto degli interessi di chi con le armi ci guadagna a discapito delle vite dei più poveri. E questo era anche uno di quei concetti che esprimeva Gino Strada, il quale sosteneva di non essere un pacifista, ma di essere in assoluto contro tutte le guerre. E Gino Strada un po' ci manca. Io vi ringrazio nuovamente tutti, ringrazio i bambini che se hanno scritto delle frasi, delle parole, fatto un disegno, i loro disegni potranno essere appesi a questo albero e diventerà un pochino l'albero della pace ed è bello anche che abbiano scritto al centro di questa piazza per testimoniare la loro presenza, il loro desiderio. A loro siamo in debito, dobbiamo veramente garantire una vita diversa, una vita possibile ed occuparci di più della salute del pianeta, anche della salute morale del pianeta. Grazie ancora per essere stati qui con noi.